Anima, un libro scritto non a due mani, non a quattro mani, ma addirittura a sei mani. Ed eccoli qui gli autori, i protagonisti di questo libro, ovvero Fiorella Franchini, Laura Bufano, Umberto Franzese. Laura, come si fa a scrivere un libro sulle donne a sei mani? È stata un'esperienza bellissima. Ognuno di noi ha cercato di dare la sua impronta, nel senso, ognuno ha messo fuori quella che è la sua anima, quello che voleva sapere dalle donne. Le nostre donne protagoniste sono donne che sono impegnate nei più svariati campi. Io ho avuto il piacere di intervistare scrittrici, editrici, un architetto, un ingegnere, e devo dire che le loro anime sono state messe a nudo e sono delle anime splendide, fatte da tantissime sfumature. 33 donne protagoniste, ahimè, tra queste ci sono anch'io, e ringrazio il professor Franzese, un'intervista davvero bellissima, Fiorella. Ecco, donna, che cos'è? Donna è un universo incredibile, perché tutte queste protagoniste dimostrano quanta sensibilità, quanta intelligenza e quanta emozione ci sia in una donna, e quanto siano capaci di portarla all'esterno. E quindi sono un grande patrimonio, non soltanto per se stesse, ma un patrimonio sociale, un patrimonio dell'umanità. Siamo un patrimonio dell'umanità. È vero, è vero, e ci dovete trattare bene, ma tu sei un cavaliere, tu sei... Ma tutto questo è in lode, fatto per è noi. In lode della donna. Io non voglio parlare di violenza, di femminicidio, non mi piace. Io voglio parlare della madre, voglio parlare della sposa, voglio parlare dell'amata, della lavoratrice. Poi si dice, dici tu, come ho detto pure poco fa, che le donne sorreggono metà del cielo e l'altra parte la dovrebbero sorreggere gli uomini, però gli uomini hanno bisogno delle donne per sorreggere l'altra parte. Donna e anima, ci sarà un seguito, Umberto, visto il successo, complimenti davvero a tutti anche per la presentazione. Sì, siamo già alla terza puntata, si direbbe oggi, e questa è la seconda, la prima la facemmo al Trianon qualche anno fa. La prima l'abbiamo fatta anche sul palcoscenico della Piazza del Carmine, appunto, il premio Masanini. Sì, esatto, giusto, bella, l'avevo dimenticata, quest'anno, cioè l'anno che è trascorso da poco, abbiamo lodato la donna. Complimenti. Grazie, noi speriamo di continuare, di portare questa testimonianza, è un invito grandissimo che facciamo a tutte le donne e anche a tutti gli uomini. Però so che non si trova in libreria, Laura, per chi volesse non trovarlo. Questa è stata la nostra prima presentazione, ne seguiranno altre e distribuiamo gratuitamente questo nostro lavoro. Una battutina, le donne che protagoniste sono 33, però non c'è niente a che vedere con il famoso convento delle 33 monache di clausura, Non siamo monache, siamo donne. Grazie, in bocca al lupo, complimenti, grazie.